Benissimo, allora mi è stato richiesto di fare un video dove esploro come si può applicare tre texture diverse su tre porzioni diverse, quindi con tre materiali di una mesh. Ed ecco quindi questo un esempio non banale fatto con un lampione e con tre di questi oggetti. Per vedere come ho fatto, allora vedete che qui è il caso concreto, ma torniamo a un punto un pochino più indietro, ok? Allora, indietro abbiamo semplicemente un lampione modellato, questo, brutto quello che volete, l'ho fatto in un minuto, anche meno, e poi mi sono selezionato tre texture a caso che ho trovato, una texture questa qua, una texture questa qua, e una texture questa qua, ok? E voglio applicare queste tre texture in punti diversi. Ora io farò delle UV map molto molto semplicistiche perché l'obiettivo, anzi le farò addirittura generare a lui per semplicità, perché non è tanto quello l'interesse. Vedremo che faremo un'unica UV map e poi faremo tre materiali che verranno mappati su parti diverse di questo oggetto e poi vedremo come esportare il tutto su Second Life oppure OpenSim. Come facciamo allora? Innanzitutto andiamo in Edit Mode, lo siamo, selezioniamo tutto e qui proviamo a fare una UV Map. Ora qui ci sono tantissimi sistemi per fare UV Map, quando sono tutte un po' squadrate così, un sistema veloce può essere quello di seguire i quadranti, no? Noi facciamo questo sistema in cui stiamo seguendo i quadranti. E vediamo se ci ha generato una UV map opportuna, non sembra. Follow Active Quads. Ok, ogni tanto si incastra. Qui l'unico modo che ho visto, selezioniamo tutti, facciamo reset, facciamo Follow Active Quads e vedete che qui adesso ce l'ha fatta. Quindi ha fatto una UV map in cui ha preso delle sezioni diverse del nostro oggetto. Ora, il nostro obiettivo è quello di fare in modo tale che questa UV map stia tutta dentro il nostro oggetto. Quindi andiamo qua, nostro quadratino, facciamo SX e lo stringiamo un pocuccio, e poi SY lo stringiamo un pocuccio di qua. Ok, tanto l'idea è semplicemente poter fare questa cosa qua. Oh, è una UV map proprio brutta, vedete che faccio in modo tale che ogni singolo pezzo, quindi questo sarà questa parte di sopra, questa è la parte centrale e questo sotto la parte di sotto. In realtà le UV map qui si possono fare anche tutte ben fatte, separate, eccetera, in modo tale da poter andare ognuna nel pezzo giusto. Quindi volendo anche possono essere intersecate, cioè non è detto che debbano essere separate come in questo caso. Per semplicità però le teniamo così. Allora, qui cosa ci rimane da fare? Andiamo sui materiali e dobbiamo creare tre materiali. In realtà no, non c'è un materiale nuovo, quindi cosa facciamo? Prendiamo tre slot di materiali e poi nel primo ci mettiamo un nuovo materiale che chiamiamo M1. Nel secondo un nuovo materiale che chiamiamo M2, nel terzo un nuovo materiale che chiamiamo M3. Ok? Ora andiamo su M1 e ci assegniamo le parti di sopra. Quindi parti di sopra selezioniamo, magari andiamo con la modalità di selezione qua, in cui andiamo sincronizzate, quindi vedete che sincronizzo selezione di qua con la selezione di là. E poi seleziono con C praticamente un po' di facce che sono la parte di sotto, no? La parte di sotto del invio e quindi questa parte qua è la parte di sotto e la segniamo al primo materiale. Anzi no, magari la segniamo al terzo materiale. Adesso l'UV map che mi aveva fatto prima nelle prove era esattamente il contrario, ma non ha un particolare. Quindi abbiamo segnato, deselezioniamo queste facce e poi andiamo a selezionare, uso sempre C per selezionare le parti
Ok, seleziono quindi un'altra parte, invio, e la seleziono sul M2 assegna. Deseleziono e poi prendo l'ultimissima parte qua, la parte in alto, invio e l'assegno al materiale 1. Quindi vedete che adesso M1 select è la parte di sopra, e select M2 select è la parte centrale, deselect M3 select è la parte di sotto. Okay? Allora adesso, se vogliamo assegnare tutte queste tre a tre materiali diversi, basta andare su M1, diciamo che è assegnata a una texture image or movie, eccola lì, che è la prima texture che abbiamo messo, questa qua. E qui ricordiamoci di mettere coordinate UV, perché c'è la UV map e path. E questa qui è fatta. Andiamo sul materiale M2. Andiamo al materiale M2, gli dobbiamo mettere anche qui la texture, nuova, nuova texture, image or movie, la mettiamo sulla seconda texture. Poi andiamo qua, UV map, e infine andiamo sul terzo materiale, texture, nuovo. Image or movie, terzo materiale, eccolo lì, e qui ancora UV e UV map. Tac. A questo punto lui è praticamente stato, cioè abbiamo fatto tutto in pratica, no? A parte le UV map fanno un po' schifo, però l'idea è che ci siamo. Mettiamo soltanto il tipo di luce della lampada. Dunque, questa qui, la lampada, eccola lì, la mettiamo EMI e poi proviamo a vedere F12. Ecco, vedete che appunto ci ha fatto la parte di sopra con quella texture, la parte di sotto con un'altra e la parte in mezzo con un'ultima texture. E a questo punto l'unica cosa che ci rimane da fare è di esportare. Selezioniamo in Object Mode, facciamo File, Export con l'ADA, Operator Preset, gli mettiamo SL più OpenSim Static, esportiamo in un sotto Blender, ad esempio, facciamo qui un nuovo directory, lo chiamiamo Lampione 3-1, è nuovo. Sotto questo directory gli diciamo di scaricare tutto e ricordiamoci di dirgli include material textures, così lui copia anche le textures e diventa più facile. Quindi, e ricordatevi anche, come ho detto prima, di fare l'operator preset. L'operator preset non vi mette l'include material textures, ma voi dovete metterlo. Fate export qua su questo directory. E potrete vedere che sul lampione 3.1 lui ha esportato anche tutte le tre texture che servono. Quindi c'è lampione 1, 2, 3, eccetera. Allora adesso andiamo su OpenSim, dove c'avevo già quello di prima, e rifacciamo l'import del mesh model. Lampione 3.1, che è questo. Tiriamo su. Vedete che se clicco qua mi fa vedere le texture, forse. No. A volte le fa vedere, a volte no. Nel caso non ce le facesse vedere, le poi tirate su pian pianino, una per ciascuna. Questo qui è il lampione 3-1. Proviamo a dirgli lo stesso include texture, se ce la facesse. Calcolate weight and fizz. Facciamolo anche vedere upload. Lo vediamo anche, che è didattico secondo me anche vederlo senza texture. Ah, eccolo qua. Allora, questo qui è il lampione, che però vedete è brutto. Mettiamolo su un pochino meglio. Upload mesh model, sempre lui.
Però questa volta lampione 3-1-B. Gli mettiamo, visto che non c'ha tanti vertici, possiamo permettersi di usare tutti i LOD più bello, in modo tale che quando lo carica, eccolo qua, vedete che diventa visibile anche da lontano e non questa schifezza qua. Ah, forse qui perché c'avevo fatto una texture in più e quindi si è tirato su quella texture lì. Qui, beh, vediamo, nel senso che se a questo punto prendiamo le texture che abbiamo tirato su, upload, bulk, 1, 2, 3, tiriamo su le tre texture. E poi vediamo se riusciamo a mettere la prima texture sopra. Vedete che lui mette la texture sopra, la seconda texture la mettiamo qua. E la terza texture la mettiamo in fondo. Quindi anche didattico, vedete che qui in realtà abbiamo le tre texture che sono state appoggiate. Adesso poi che sia poi ben texturizzata è tutto un altro paio di maniche. Però vedete che abbiamo fatto tutto in modo tale che OpenSIMO Second Life lo capisce. E con questo è tutto.